La scomparsa degli youtuber è una cosa a cui siamo tristemente abituati. Anche in Italia abbiamo visto creatori di contenuti lasciare tutto per non tornare mai più. Molti mollano i propri canali per svariati motivi, chi per lavoro, chi per problemi familiari e così via. Ma cosa succederebbe se i proprietari di questi canali sparissero senza avvisare? Cosa succederebbe se, di punto in bianco, non ci fossero più? Oggi vi mostrerò alcuni youtuber scomparsi nel nulla. Lo youtuber CharmX ha effettivamente avvisato la sua fanbase, ma in un modo davvero inquietante. Ancora oggi il suo ultimo video ci lascia con molte domande. Vi spiego cosa è successo. Il canale YouTube CharmX è stato creato da un ragazzo di nome Carl, un giovane canadese. Lui con il suo canale aveva raggiunto addirittura il 1 milione di iscritti. Da quello che si sa era un gamer, comico, musicista e sviluppatore di videogiochi. Ha vissuto fino al 2020 nel seminterrato dei suoi genitori e caricava ben 4 video al giorno. Oltre a CharmX aveva 3 canali chiamati CharmX 2, CharmX 3 e CharmX Plays. Il primo canale l'ho creato il 22 luglio 2017, ma era già presente nella piattaforma con altri 2 canali molto vecchi, The Critical Bastard, creato nel 2013, e Drama Now, creato nel 2016. Durante la sua permanenza in questo sito ha fatto un enorme lavoro, portando sempre contenuti e arrivando a vivere di questo mestiere. I suoi numeri parlavano chiaro, Carl era felice di poter fare questo lavoro. Ha deciso ad un certo punto di lasciare lo scantinato dei suoi genitori e prendere in affitto un monolocale tutto per sé. Però dovete sapere che è sempre stato un ragazzo piuttosto problematico, affetto da problemi mentali che lo hanno portato a soffrire di paranoie continue. Il percorso su YouTube avrebbe potuto portarlo al successo, già in buona parte raggiunto, ma di punto in bianco una catastrofe si abbatte sulla sua vita, una vicenda che lo cambia per sempre. Da quando è arrivata la legge Coppa, YouTube ha cambiato faccia. Ci siamo passati tutti, anche qui in Italia ci fu quasi una rivolta ai tempi. Ben dopo la famosa Adpocalypse, Carl si sente distrutto dalla stessa piattaforma. Da quel che si è capito, molti dei suoi contenuti sono stati demonetizzati. Ma la cosa più grave è che Carl non ha mai potuto modificare i suddetti video, non ha mai avuto modo di rivederli e correggere gli errori segnalati da YouTube stesso. E questa vicenda lo ha ferito profondamente. Si è quindi sfogato su Twitter con insulti alla piattaforma, mostrando a tutti la sua frustrazione. La sua numerosissima fanbase sembra stare dalla sua, ma Carl si trova costretto ad eliminare molti dei suoi vecchi video, dicendo così addio ad anni di lavoro e di ricordi. Anche a causa di questo la sua vita inizia a cadere a pezzi e inizia a sparire dai radar. Sul suo Instagram non ci sono più foto, su Twitter sopravvivono alcuni suoi contenuti, ma il suo volto semplicemente scompare. Ha deciso volutamente di cancellare ogni traccia della sua faccia sul web. Il suo canale principale, CharmX, esiste ancora, ma rimangono ormai solo 2 video. E in entrambi c'è solo un'immagine statica e la sua voce in sottofondo. L'ultimo video caricato, chiamato proprio This is my last video, lascia tutti di stucco. Già in molti erano a conoscenza del terribile momento che stava passando, ma non si aspettavano questo taglio netto. In questo suo ultimo video inizia dicendo delle cose inquietanti. Spiega di aver già registrato questo video molto tempo prima, ma che aveva deciso di non caricarlo. Dice che quella sarebbe stata la sua ultima traccia sul web. Questo perché credeva che sarebbe morto entro 2 giorni dalla pubblicazione. Non era sicuro però, infatti dice che o quel video sarà solo un ultimo saluto ad una piattaforma che lo ha rovinato, o sarà il suo ultimo saluto al mondo intero. Non spiega cosa gli è successo nei giorni prima, spiega soltanto che non ha più intenzione di continuare la sua carriera qui. Dalla seconda metà del video in poi, Carl si perde in discorsi allucinanti sulla sua fede cristiana, parlando del perdono di Dio, di Gesù e della sua esistenza, e spera infine che il suo sproloquio sulla Chiesa faccia star bene qualcuno. Subito dopo chiude il video in maniera brusca. Yeah, that's basically it. But I want to thank everyone who has been with me on this journey. It's been a blessing beyond all. But yeah, anyway. I suoi fan non hanno potuto far altro che interrogarsi sulla vicenda. È pur vero che sono stati avvisati del suo abbandono, ma le frasi dette nell'ultimo video hanno sinceramente preoccupato tutti.
Molti pensano che il sentirsi in pericolo di vita sia sintomo della sua condizione mentale. Forse Carl non rischiava davvero la vita. Ma se davvero fosse così, perché? Ha forse deciso di farla finita? Molti se lo sono chiesti e ancora oggi cercano risposte. Ma da quel video in poi Carl è sparito. Non è rimasto praticamente niente di tutto il lavoro che lo ha portato ad avere più di 1 milione di iscritti. In tanti sperano che stia bene, ma di tutta questa vicenda rimane solo un grande punto interrogativo. Ovunque si trovi, i suoi fan sono preoccupati e il suo silenzio non fa altro che alimentare la paura che sia accaduto qualcosa di terribile. La storia del canale Bashurverse, o meglio di Brandon Dylan Asher, è talmente complessa e oscura da far venire i brividi. Ogni versione della storia è diversa a seconda delle fonti, ma quella che ho analizzato si è dimostrata la più imparziale e coerente. Brandon era uno youtuber che portava contenuti a tema Minecraft. Il suo canale, Bashurverse, ottenne un ottimo successo. Collaborò con vari altri colleghi e trovò il suo grande spazio all'interno della piattaforma. Fin qua, tutto perfetto. Avrebbe potuto continuare così per sempre. Ma quando il gioco Minecraft ha iniziato a non avere più la stessa risonanza di prima, Brandon si è visto costretto a cambiare tipologia di contenuti. Da lì in poi iniziò a fare sempre più vlog con la sua ragazza Clara. Lei, molto carina e di bell'aspetto, ottenne un certo apprezzamento da parte del suo pubblico, ed è da lì che Brandon si fece prendere decisamente la mano. I vlog con Clara diventano sempre più esagerati, delle vere e proprie sfide. E questa tipologia di video ha presto monopolizzato il suo canale. Clara, la sua ragazza, è assolutamente cosciente delle sfide che fanno e, per dovere di cronaca, è giusto dirvi che lei ha sempre voluto fare tutte le cose viste in quelle clip. Ma con l'aumentare della fama aumentano anche le situazioni piccanti che Brandon e Clara hanno intenzione di mostrare. Una fonte riporta che un video, presto rimosso, mostrasse la sua ragazza completamente nuda. E Brandon, stuzzicando i suoi fan, promise di ripubblicare il video hot solo al raggiungimento dei 10 milioni di iscritti. Ecco, questa cosa fa capire la natura di Brandon e della sua ragazza, due giovani che stanno iniziando ad esagerare su YouTube. Infatti molto probabilmente a qualcuno questo cambio di contenuto non è piaciuto e ha quindi deciso di farla pagare a Brandon. In quel periodo nasce una controversia spaventosa che vede Brandon coinvolto in rapporti con ragazze minorenni. Questa questione viene spinta da un altro youtuber che ha anche chiesto spiegazioni al diretto interessato. Brandon però ha sempre rifiutato di commentare, negando qualsiasi cosa. Da qui iniziò un delirio che non conosce fine. Brandon fece un video in cui raccontava la sua vita. E in quello dice di aver avuto un'infanzia difficile, di essere stato adottato e di aver avuto in passato una specie di cotta per una minorenne, ma niente di più. Non specifica il nome né l'età di questa ragazza, il che porta la sua community ad odiarlo ancora di più. Il motivo per cui era stato segnalato all'epoca fu perché un investigatore privato si era interessato al caso. Fu anche portato in un'aula di tribunale e sottoposto ad una terapia. Vista la vergogna a cui era stato sottoposto, dice che la sua salute mentale ne risentì tantissimo e ricevette anche una batosta da parte di Clara, la sua ragazza. Scoprì che lei lo aveva tradito con un altro amico e collega youtuber. Ed ecco che da qui la sua vita inizia a cadere a pezzi. Tanto che decide di lasciare YouTube nel 2015, devastato dalla situazione e profondamente arrabbiato per tutto. Eppure la storia non finisce qui. Brandon infatti ritorna più carico che mai, insieme all'inseparabile Clara. Tornano tutti e due a fare video in cui la ragazza è sfacciatamente sessualizzata. Questo ritorno in grande stile però finisce molto presto, perché si scopre che la loro è una relazione altamente tossica. Il 24 aprile 2017 gli utenti che visitano il suo canale fanno un'amara scoperta. Il banner e la foto profilo sono spariti. Il nome del canale è stato sostituito con un trattino e tutti i video sono stati resi privati. Il ragazzo non ha dato nessuna spiegazione prima e i suoi milioni di iscritti hanno visto l'oscurità calare sul suo canale da un giorno all'altro.
Da lì in poi nessuno ha più saputo niente di lui, né di che fine avesse fatto. Come se non bastasse, il 22 febbraio 2018 il suo storico account Minecraft è stato violato ed è stato messo all'asta. Così nel tempo si sono discusse varie teorie su dove potesse essere, e molte di queste non erano per niente felici. Visti i suoi trascorsi e le innumerevoli critiche ricevute, moltissimi hanno temuto il peggio. Ma nuovi aggiornamenti arrivano il 28 dicembre 2019. Brandon quel giorno torna con un nuovo canale chiamato Toasty. Questo nuovo canale ha tuttora soli 3 video, e lì Brandon dichiara di essere tornato ancora una volta su YouTube. Dice di essere ancora scosso per tutto quello che è successo anni prima, ma vuole metterci una pietra sopra, e decide così di andare avanti, facendolo streamer a tempo pieno. Il destino però è beffardo e gli rema contro. Non molto tempo dopo questo grande ritorno, il 12 settembre 2021, arriva la pessima notizia. Brandon Dylan Usher è morto a causa del Covid. E la cosa assurda è che pochi giorni prima aveva scritto su Twitter di avere il virus e lo ha definito come l'inferno. Aveva già altri problemi di salute e il virus non lo ha risparmiato. È stata sua sorella a confermarlo e questa notizia ha lasciato di stucco milioni di persone. La storia di questo canale, di questa persona, è tragica. Una persona distrutta dalla voglia di fare sempre di più e rovinata dall'odio del web. Molti hater addirittura godono del fatto che non ci sia più, e ad oggi la storia di questo ragazzo evidentemente problematico è stata praticamente dimenticata. Purtroppo sembra aver lasciato ben poco in questo mondo, se non tantissime speculazioni. Che dire, spero di non fare la fine di nessuna di queste persone. Addio.